Siamo alla Gamescom 2016, dove Microsoft ha portato una nuova demo di Gears of War. Quella che vedete alle nostre spalle adesso sta girando su PC, la versione che vedete appunto è in 4K con la scheda Nvidia. Abbiamo provato anche la versione console che girava su Xbox One S. Dal punto di vista tecnico Gears ha qualche problema, shader, texture ed effetti di illuminazione su Xbox non rendono assolutamente bene quanto rendono ovviamente su PC. Questo però non vuol dire che sia particolarmente arretrato, anzi è abbastanza godibile. Quello che non ci ha convinto del tutto è il gameplay, che risulta molto simile al capitolo precedente e a quelli passati. La demo qui portata è un lunghissimo corridoio in una cattedrale e poi in un cimitero contro i nuovi nemici, però si tratta pur sempre di corridoi, di necessità di uccidere appunto questi nuovi nemici che sembrano un po' degli insetti, hanno delle evoluzioni, prima da bozzolo, poi diventano umanoidi e poi si trasformano addirittura in esseri senzienti capaci di imbracciare armi e spararci contro utilizzando a loro volta le coperture. La fisica è il punto forte di questo Gears, con un feedback delle armi eccezionale, soprattutto quando si imbraccia il Lancer e si tagliano in due i nemici, oppure anche quando si provano le nuove armi tipo il Buzzkill, che è una sorta di lancia seghe rotanti, o i lanciagranate che potete trovare in questo livello. Oltre al cimitero c'è una lunga cattedrale, molto bella l'atmosfera, molto bella anche la costruzione degli edifici. Come dicevamo però l'esperienza di gioco è molto molto aderente al passato, ci aspettavamo qualche guizzo creativo in più probabilmente che non abbiamo trovato in questa demo. Nemmeno i nemici finali a quattro zampe capaci di sparare spine dalla propria coda o di saltarci addosso aggredendoci in corpo a corpo sono riusciti a darci quell'input in più che speravamo di trovare. Gears of War 4 è insomma un prodotto molto solido che non deluderà probabilmente la fanbase, ma faticherà ad attirare nuovi giocatori proprio per la mancanza di idee innovative. L'11 ottobre, cioè la data di uscita del titolo, avremo tutte le conferme in merito.